Salve a tutti! In questo video diamo uno sguardo ai circuiti di pagamento ed analizziamo la miglior proposta per le transazioni in valuta estera. Sia che utilizziate la vostra carta in viaggio o per effettuare i pagamenti online in moneta straniera, sappiate che esiste un tasso di cambio deciso giornalmente sui mercati finanziari. Questi movimenti avvengono tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, quando i mercati sono chiusi. Quando verrà effettuato un pagamento, i circuiti Visa e Mastercard applicano il loro tasso di cambio. Ma i loro tassi sono uguali a quelli decisi dal mercato? Lo scopo di questo video è scoprire se c'è qualche differenza e valutare, di conseguenza, la miglior soluzione. Innanzitutto, il tasso di cambio dei circuiti di pagamento viene deciso una volta al giorno. Questo perché lo fanno anche le banche centrali, tra cui la BCE, Banca Centrale Europea. La BCE da lunedì al venerdì comunica nel pomeriggio il tasso di cambio ufficiale, come descritto sul loro sito. Questo tasso quindi rimarrà lo stesso fino al giorno lavorativo successivo, quando verrà comunicato quello nuovo. Detto questo quindi, il cambio applicato dalla banca centrale, da Visa e da Mastercard, si discosterà dalle valutazioni in tempo reale del mercato valutario. Tutto questo ovviamente per questioni di semplicità. Il mercato è fin troppo volatile per decidere di applicare alle transazioni il tasso di quel preciso istante. Quindi, sapendo che la transazione si basa su un tasso applicato forfettariamente, quale conviene di più? Visa o Mastercard? Teniamo alla mano il tasso BCE pubblicato nel pomeriggio e i convertitori ufficiali dei due circuiti per visualizzare il cambio applicato da loro. Comparerò varie valute per confrontare poi i risultati. Trovate i link dei convertitori ufficiali Visa e Mastercard nella descrizione del video. E vi lascio anche il sito della Banca d'Italia. Anche lì trovate gli stessi tassi pubblicati dalla BCE. In questo preciso momento il tasso BCE di euro-dollaro è fissato a 1,1059. Utilizziamo questo sito per renderci la vita più semplice. Cambioeuro.it. Scegliamo su Cambioeuro.it proprio il tasso di cambio deciso dalla Banca Centrale Europea. Mettiamo quindi di effettuare un acquisto pari a 100 dollari ed otteniamo 90 euro e 42 centesimi. Visa e Mastercard invece, che tasso di cambio offrono? Innanzitutto vi dico che il fixing, cioè la decisione del tasso di cambio delle valute, a differenza della BCE, per Visa e Mastercard avviene la sera e non il pomeriggio. Questo infatti farà variare il tasso, soprattutto se nel frattempo c'è stata un po' di volatilità. Andiamo a vedere. Siamo sul sito di Visa, inseriamo l'importo e le valute. Per la data lasciate quella del giorno di ricerca. Per quanto riguarda le commissioni, scegliete sempre la carta di un istituto bancario che offre commissioni zero sulle transazioni in valuta estera. Quella che a noi interessa è utilizzare il cambio del circuito effettivo senza accollarci ulteriori costi. Quindi inseriamo 0 qui. Risultato per Visa, 100 dollari equivalgono a 90 euro e 61 centesimi, 19 centesimi in più rispetto al cambio della BCE. Ma attenzione però! Questa differenza è relativa all'ultimo tasso aggiornato di Visa, quindi se non è stato ancora effettuato il fixing serale è da confrontare con il tasso BCE del pomeriggio precedente. Infatti questi confronti che state guardando li ho effettuati al mattino, sicuro di avere tutti i tassi aggiornati della sera precedente. E Mastercard? Scegliamo le valute e mettiamo come costo bancario 0. Per la data lasciate quella del giorno di ricerca. Risultato della conversione in euro, 90 euro e 63 centesimi. Minima differenza con Visa, che come abbiamo detto era di 90 euro e 61 centesimi. Controlliamo altre valute. 100 sterline con tasso BCE equivalgono a 116 euro e 69 centesimi. Visa 116 euro e 80 centesimi, Mastercard 116 euro e 83 centesimi. Minima differenza anche qui. Insomma, i cambi dei circuiti di pagamento sembrano essere allineati tra di loro. Quindi quale scegliere? Se capita di effettuare un movimento la sera e nel frattempo il tasso di cambio è girato maggiormente a vostro favore, allora potrebbe esserci un vantaggio per l'uno o l'altro. Si tratta davvero di pochi centesimi. Ho notato che Mastercard si aggiorna prima di Visa e potrebbe quindi avere un vantaggio in caso di rafforzamento dell'euro nei confronti della valuta di acquisto. Qui infatti, sul sito ufficiale del convertivaluta di Mastercard, viene specificato che l'aggiornamento avviene alle 3 del pomeriggio ora di New York, le 21 ora italiana. Il cambio Visa per quell'ora non è ancora aggiornato. Il più delle volte si aggiorna dopo le 24. Guardando ad esempio il cambio del giorno dopo, ho notato che c'è stata un po' di volatilità sui mercati, dovuta alla decisione del tasso di interesse della Banca Centrale Europea.
Un'occasione straordinaria, insomma. E guardate qui, 100 dollari per Visa, 91 euro e 20 centesimi. 100 dollari per Mastercard, 91 euro e 5 centesimi. Su 1000 dollari spesi, risparmiate 1 euro e 56 centesimi. Cosa importante è effettuare i pagamenti in valuta locale. Non fate transazioni in euro all'estero. Questo attiverebbe il Dynamic Currency Conversion, apportando commissioni aggiuntive e risultando quindi in un tasso di cambio sfavorevole. Quindi assicuratevi che il commerciante vi addebiti il pagamento in moneta locale e lasciate fare la conversione al circuito della vostra carta. Di solito utilizziamo le carte in viaggio per piccole spese e quindi la differenza Visa Mastercard in un totale medio di una breve vacanza, facciamo sui 500 euro, potrebbe essere di qualche euro, dipende dal momento della giornata in cui effettuate gli acquisti. Dovreste mettervi col sito del circuito alla mano e vedere chi offre il miglior cambio in quel momento della giornata. Vale quindi la pena preoccuparsi? Per queste cifre direi proprio di no. Bene, spero che il tutto vi abbia incuriosito, così potete studiarvi il mercato valutario con maggior consapevolezza. Se avete dei dubbi, scrivete nei commenti. Un saluto e alla prossima!